stasera dal Wanda Metropolitano di Madrid per la 16ª giornata della Liga Santander. Colchoneros che, come anticipato già all'inizio di questo episodio, hanno la ghiotta occasione di tornare in testa alla classifica dato il passo falso del Real Madrid. Il tempo è finito, è soltanto 1-1 tra Atletico e Villarreal. Si è dentro per Kwame, destro che porta in vantaggio il Getafe. Finisce 2-2, l'ultima partita dell'anno. Ottavo d'andata di Coppa del Re. Una prateria lui, può andare Martins, arretrata la palla per Saul! Cosa ha fatto Saul? Forse l'ha chiusa lui, Saul col mancino! Siamo nel tunnel del Wanda Metropolitano, è la 18ª giornata della Liga Santander 2020-2021. L'Atletico, dopo la vittoria contro il Barcellona e quindi la prima partita dell'anno del 2021, si appresta a giocare anche la prima partita di campionato del 2021, sperando che l'esito sia lo stesso, semplicemente perché non vinciamo da diverse giornate in campionato. Nelle ultime settimane abbiamo perso molto terreno e in un campionato in cui le prime quattro si tolgono un punto e stanno correndo comunque più o meno tutte, soprattutto il Real Madrid, l'Eibar la grande sorpresa, il Barcellona che sta facendo più punti di metà squadra della Liga, se è tornato dal decimo posto al terzo posto, significa che tu hai un solo risultato su tre, ovvero la vittoria. Sanché che fa correre Costa, attenzione con 2 contro 1, al centro Iñaki Williams, Costa, doppio passo, poi va fino in fondo e se lo mangia, bravo Black ad uscire, un po' meno bravo il giocatore dell'Athletic Bilbao perché c'era Iñaki Williams solo al centro. Primo angolo del match, parte il capitano dalla bandierina, colpo di testa e gol del vantaggio del Bilbao con Sanché che fa 1-0 sul calcio d'angolo di Carlos Vela. Palla perfetta per la testa del francese che la gira in porta, 1-0 per gli ospiti, si mette in salita la sfida. Torna avanti l'Atletico che vuole reagire, percussione di Frankie de Jong che arriva sul fondo, non c'è più lo spazio per il cross e quindi si rifugia da Arnold che crossa su Sanché, ma poi il suggerimento ancora per de Jong. Pulisic dentro, bella azione, de Jong la perde, palla che diventa buona per Ken che si gira col mancino e prende il palo. C'è sempre Carlos Vela dalla bandierina, parte con il mancino, esce Oblak che stavolta smanaccia. Poi arriva Lani Garcia che alimenta Carlos Vela al limite, chiude Alderweireld che fa un favore però all'Athletic Bilbao con Oblak che la prende. E poi Costa in un secondo momento riesce a mettere dentro il gol del 2-0. Atletico Madrid completamente in bambola nei primi 34 minuti di partita e il Bilbao sta festeggiando e ci sta distruggendo. 0-2 al Wanda Metropolitano, incubo momentaneamente per l'Atletico. E finisce qui il primo tempo, grande prova fino adesso dell'Athletic Bilbao, un po' meno brillante quella dell'Atletico Madrid. È entrato Gelson Martins in campo al posto di Ken, con Griezmann che è andato a fare il centravanti, Insigne alla tre quarti, Pulisic a sinistra. Dani Garcia arriva anche in zona tiro, poi apre per Conan all'indietro con De Jong che ha capito tutto e con l'Atletico che può ripartire in contropiede. Gelson da Griezmann, sta partendo Pulisic, visto il lanciato, un po' defilato però, al centro c'è Insigne, lo vede Pulisic, lo serve, occhio in aria, Insigne che arriva prima del portiere, scava, poi Gelson che mette in porta il pallone del 2-1, se lo va a prendere e l'Atletico rientra in partita. Col gol di Gelson Martins appena entrato, aggancia qui il suo compagno, allora l'Atletico che rientra subito in possesso e sembra partito con un altro piglio in questo secondo tempo. Occhio a Griezmann, in aria, sinistro, l'ha presa Errerin. Per Arnold sta andando Insigne senza palla, Arnold non riesce a servirlo, Gelson se la riprende, palla per Griezmann, si sta inserendo Saul di fronte al portiere, Saul apre il piattone, fa 2-2, il pareggio dell'Atletico, la remontata dei colchoneros col gol del capitano e adesso andiamola a vincere, vamos!
con Pulisic che può regalare al suo Atletico un altro contropiede. Griezmann a Insigne, di prima per Pulisic, azione paurosa, corre lo statunitense, sempre Pulisic che sterza sul destro, in zona tiro, calcia in porta con Konan che salva tutto, si immola e la mette in calcio d'angolo. Adesso partita che diventa spettacolare. Attenzione al calcio d'angolo, attenzione al destro di Insigne, palla a cercare Alderweireld, poi Pulisic! Christian Pulisic! Prima volta con la maglia dell'Atletico! Fa 3-2! Remontata che è completa! Il tocco decisivo con il sinistro da due passi! Nulla da fare per Errerin, da 0-2 a 3-2, rimonta completata per la squadra di Marconi. Grande recupero, Hernandez non riesce a passare, Costa se la riprende, salta Hernandez, occhio alla risposta che ci sarà e eccola qui dell'Atletico Bilbao con la palla al centro, Arnold, poi la palla resta, Leo Black non la tiene, poi sì! La tocca in calcio d'angolo, che brivido! Ma si resta 3-2, ho la sensazione che non sia finita. Parte Carlos Vela sul primo palo, Iñaki Williams! E non è finita, no, perché arriva il gol del 3-3. Lo segna il numero 9 che vola in cielo, prende l'ascensore e la mette sotto l'incrocio dei pali. Apertura per Costa. Hernandez prova a riprendersi il pallone, ma Costa lo protegge bene. Poi torna Pulisic, che sta giocando adesso una grande partita. E allora De Jong per Insigne, che ha visto Gelson. Lo serve Griezmann. Posizione di partenza che mi sembra regolare. Gelson in aria, calcia in porta. Ha preso pure questa Errerin. Non è umano il portiere dell'Atletico Bilbao. Antoine Griezmann aspetta rinforzi. Occhio che sta rianando Pulisic. Servito, corre il treno che ricordavamo a Dortmund. Affonda in trenaria, calcia in porta Errerin. E poi Konan per Hernandez. Bene incontro Pulisic. Deve esserci il movimento di Griezmann che tarda però. Pulisic non so come è riuscito a far arrivare il pallone a Hernandez. E quindi Saul da Griezmann. C'è anche Insigne, servito. Griezmann riparte, Insigne lo vede, lo ignora. Va sul destro e poi va in porta. Occhio a Gelson! Gelson Martins! 4-3! 4-3! All'86esimo! L'ha messa dentro il numero 18 che firma la doppietta e riporta avanti Colchoneros. Al termine di una partita incredibile. E adesso dobbiamo difenderci. Ma è 4-3. Torna avanti l'Atletico Madrid. Palla sul fondo. È pronto al rinvio Black. E andrà più lontano possibile dalla sua porta. Più vicino magari a quella avversaria. Ci mette la testa Griezmann e serve Pulisic per chiuderla. Occhio a Insigne che taglia. Servito dentro l'area. Insigne! Con il sinistro! Sentenzia il Bilbao! Fa 5-3! È finita! Ha vinto l'Atletico Madrid! Al 90esimo! Il gol di Insigne! È 5-3! Altro assist per Pulisic! Azione meravigliosa! È finita! Con la vittoria dell'Atletico Madrid! Dopo due gare di campionato senza vincere, è 5-3 all'Athletic Bilbao. Un applauso a entrambe le squadre, ragazzi, anche da casa fatelo, perché è stata una bella partita da raccontare, da giocare e anche da vedere, mi auguro. Sicuramente più da vedere in maniera neutrale che da tifoso di una o dell'altra squadra. Ma tanto lo so che voi comunque supportate sempre i Colchoneros e quindi avete sofferto insieme a me. L'abbiamo vinta. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Episodio importantissimo, esattamente il numero 45, episodio che esce il 22 di agosto. È un giovedì, come da un mese a questa parte, giorno in cui escono gli episodi. Ma la chicca è che lo sto registrando il 17 di agosto. E voi direte, ma non eri in Puglia? Sì, sono tornato a Roma appositamente ieri per registrare questo video qui. Oggi, dopo aver registrato, ripartirò e starò lì fino al 2 settembre, come ben sapete. Infatti vi invito a seguirmi su Instagram per restare aggiornati su tutto, dato che sto facendo l'animatore in Puglia. E ribadisco, lo farò fino a inizio settembre, per poi tornare a Roma carico per il nuovo anno. Ma vi racconterò tutto una volta rientrato. Ebbene, noi abbiamo un giorno libero a settimana, che è il sabato, e io l'ho sfruttato per farmi 14 ore tra andata e ritorno di viaggio, in modo da registrare e non lasciarvi senza video. Anche perché siamo in un momento importantissimo, un momento che, come vedete, ci porta a giocare il ritorno dell'ottavo di Coppa del Re contro il Barcellona. Ma non solo, giocheremo
anche il derby contro il Real Madrid. E non è male aprire un episodio contro il Barcellona e chiuderlo contro il Real. In mezzo giocheremo contro la Real Sociedad e contro il Getafe. Quindi apriamo gennaio, siamo pronti per ripartire in questo girone di ritorno. Tanto bene abbiamo fatto in quello d'andata. E anche per quanto riguarda la Liga, il match contro il Real Madrid sarà fondamentale per la classifica. Prima di partire vi ricordo anche di passare in descrizione per Divise Calcio Top, che è la migliore, secondo me, agenzia di maglie da calcio, che vi permette di acquistare a prezzi molto bassi, e con il mio coupon, che è hashtag Marconi, avrete un 10% di sconto. Quindi vi suggerisco di farlo, fatemi poi sapere in direct su Instagram o comunque anche qui sotto nei commenti se volete, se avete già acquistato ed eventualmente se le maglie vi piacciono, perché i messaggi che mi arrivano sono sempre molto positivi. Detto questo, possiamo partire con l'episodio, quindi bando alle ciance, io passo la palla a Kundispa, che vi racconterà come è all'andata il match contro il Barcellona, sperando di portar bene. Buonasera a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale di Federico Marconi per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re. Qui è Kundispa che vi parla, che quest'oggi vi farà compagnia come l'andata. Parliamo proprio di quell'andata, una partita spumeggiante, giocata davvero alla grande, soprattutto dall'Atletico Madrid, ma anche il Barcellona nel secondo tempo si è dato da fare. Una partita davvero intensa, il primo tempo dominato dai colchoneros, la ripresa invece ha visto il Barcellona piano piano venir fuori, grazie ovviamente alla Pulga. Sarà una sfida secondo me super emozionante, io non so ovviamente come andrà a finire, ovviamente tiferemo Atletico Madrid perché vogliamo dare una mano al nostro Federico Marconi. Allora, andiamo a leggere le formazioni, partiamo da quella del Barcellona, che in porta schiera Ter Stegen. Difesa con Walker, Koulibaly, Umtiti e Alba, centrocampo con Pereira, Busquets e Arthur, tridente offensivo composto da Coutinho, Dembélé e Paco Alcácer. Ancora panchina per Messi, e qui ci sarà tanto di discutere alla fine partita. 4-2-3-1, Oblak, Hernandez, Kimpembe, Anderweireld, Alexander-Arnold, De Jong, Pareco a centrocampo, Griezmann, Martins e Insigne alle spalle ancora del ciolito Simeone, che vuole mettere la firma su questa partita, e scopriremo alla fine se ci sarà riuscito. È quasi tutto pronto, sta per cominciare la sfida. Palla al Barcellona e si comincia questo ottavo di ritorno di Coppa del Re. Qui Walker la mette in avanti, Paco Alcacer in aria, palla dietro, Dembélé in aria per Coutinho. Barcellona vicinissimo al vantaggio al quinto minuto. Adesso Sergio Busquets recupera, occhio a Dembélé, è largo, si accentra, la mette in mezzo per Sergio Busquets e subito Oblak deve metterci la manona per evitare il vantaggio dei padroni di casa. Dembélé, attenzione, larga la palla per Coutinho, può saltare Pareco, Coutinho è molto più veloce il brasiliano, attenzione Coutinho ancora in surplus, bravissimo Pareco a chiudere tutto e a far ripartire il suo Atletico Madrid. La linea di centrocampo è stata superata, Insigne prova il lancio lungo, largo, perfetto per Martins, Martins la mette in mezzo per Griezmann, viene fermata, attenzione Simeone! Chiude tutto ancora Koulibaly, la palla è larga per Jordi Alba e chiude tutto Gelson Martins, può tenerla in campo e ci riesce, il giocatore di colore poi va al lancio per Griezmann, bella palla, che stop delle Petit Diable, Griezmann la mette dietro, De Jong ancora per Martins, cross con l'esterno, in girata Simeone e un gol meraviglioso dell'Atletico Madrid al 45esimo minuto. Proprio lui, proprio Simeone, 1-0, l'avevo gufata a inizio telecronaca, non me lo sarei mai aspettato, davvero Simeone in girata, è un gol da rapace dalla di rigore, è un gol, secondo me, e scusatemi il grosso paragone, ma è un gol alla Gabriel Batistuta, un gol bellissimo, niente da fare per Ter Stegen, ha tolto le ragnatele dalla porta ed esulta così Federico Marconi. Finisce qua il primo tempo, 1-0 Atletico Madrid, che è stato bravissimo e cinico a sfruttare una delle poche volte che è riuscito a tirare in porta. Attenzione perché c'è stato un cambio, è entrato Pulisic e anche Saul,
Pulisic e Saul per De Jong, non abbiamo visto l'altro cambio, ma comunque lo scopriremo a breve. Saul, palla dietro per Pareco, Pareco col destro a giro, la palla sfiora il palo e va sul fondo. Al 49esimo, altra occasione importante con questo destro a giro di Pareco. Adesso Danilo in avanti per Coutinho, il Barcellona è davvero in difficoltà, addirittura col tacco così Simeone. Saul dentro per Griezmann, col sinistro! Un tiro micidiale che però va in angolo, forse perché c'è stata una deviazione di Ter Stegen. Il portiere tedesco ha compiuto un mezzo miracolo, sì, con la mano di richiamo. Vediamo se Messi toccherà il suo primo pallone. Sì, lo fa proprio in questo momento e col tacco, magicamente, sempre Lionel Messi, allarga per Coutinho. Primo pallone toccato e prima giocata. Coutinho, attenzione, si gira, mette in mezzo e Dembélé ad un passo dal 1-1. Ma c'è stato un intervento miracoloso. Messi può andare, Malcolm sul secondo palo, Messi lo cerca e lo trova anche, gran rete di Malcolm, ma fatto, possiamo dirlo, quasi tutto Lionel Messi, cross così col sinistro, pennellata perfetta e Malcolm ha dovuto soltanto metterla in rete. Messi la mette in mezzo per Malcolm, chiude il difensore ex Paris Saint Germain. Adesso Correa in surplus, poi va al lancio lungo per Pulisic e qui Walker viene fregato. Pulisic può andare, Pulisic è in aria, la sterzata, Pulisic la chiude lui all'88esimo minuto. Niente da fare, ragazzi, ormai la partita si è conclusa qui, il Barcellona è eliminato e passerà al 99% questo turno di Coppa del Re l'Atletico Madrid di Federico Marconi. Il Barcellona proverà l'ultimo pallone, quello della speranza per Koulibaly, ma la blocca Oblak e la partita finirà ovviamente sul rinvio, anzi non c'è neanche bisogno. Vince l'Atletico Madrid, passa questo ottavo di Coppa del Re. Sono state un'andata e un ritorno pazzesche, due partite davvero entusiasmanti. Io sono davvero molto, ma molto contento di avervele raccontate. Spero soprattutto che vi siate divertiti. Ringrazio Federico Marconi per l'occasione e speriamo di rivederci presto. E grazie a te, Kun, per averci raccontato meravigliosamente questa bellissima partita nella quale sono saliti in cattedra i due portieri, perché va detto, finisce 2-1 ma poteva finire 4-4, nessuno avrebbe rubato nulla nel caso, perché fa una grandissima prestazione Oblak, impedendo secondo me al Barcellona di passare il turno, perché nel primo tempo hanno giocato molto meglio loro, e poi nella ripresa sale in cattedra clamorosamente Ter Stegen, che impedisce almeno 4 gol secondo me all'Atletico, fa delle parate imbarazzanti, una su Griezmann pazzesca, e quindi che dire, contentissimo per il passaggio del turno. Questi tutti i risultati degli ottavi di Coppa del Re, e quindi passa il Girona che vince 3-1 al ritorno dopo l'1-0 dell'andata contro l'Espagnol, passa il Valencia in rimonta contro l'Alaves, vince 2-1, 4-3 totale, passiamo noi e questo già lo sapevamo, passa il Siviglia che elimina l'Osasuna dopo aver vinto anche all'andata, pareggiano Eibar e Real Betis, ma per la vittoria per 1-0 nel match d'andata passa proprio la squadra che ha giocato il ritorno in casa, mentre il Real Madrid perfeziona il 2-1 dell'andata contro il Malaga, vince 1-0 in trasferta passando il turno, passa anche lo Sporting Gijón che pareggia 1-1 contro la Real Sociedad e stravince per 3-0, 5-2 totale dopo il pareggio dell'andata l'Athletic Bilbao contro la squadra di seconda divisione, ovvero il Huesca. Ora però può ripartire Correa in velocità, Ken centrale, Insigne largo, Saul lo ha visto, Insigne in posizione regolare, porta avanti il pallone, scivolata efficace sul giocatore dell'Atletico e infatti è calcio di rigore. Insigne è stato bravo a spostare il pallone, Ambabu che lo ha steso ed è penalty per i colchoneros. C'è Saul sul pallone quando il cronometro segna 26 minuti, sempre 0-0 al Municipal de Anoeta. La rincorsa del capitano, va Saul, resta immobile Rulli e il pallone gli passa accanto per l'1-0 dei colchoneros, la sbloccata il capitano. Parte col mancino il numero 10, colpo di testa di De Jong, poi la mette giù Nandez al limite. Ripropone per Sangalli, dentro l'aria, ancora Nandez, Oblak e poi l'1-1 firmato da Sandro. Tapin vincente, pareggio della Real Sociedad al 33esimo. Aveva fatto il massimo Black, che poi ovviamente da terra non è riuscito nell'ulteriore miracolo. E la Real Sociedad trova il gol del pareggio. Pronto Yarzabal dalla bandierina, va con il sinistro, Cherry di testa.
Trova il gol del 2-1. Al 72esimo vola in cielo, prende l'ascensore il numero 24, dove non arriva Oblak. C'è il gol del 2-1, sorpasso, rimonta della Real Sociedad. Adesso il tempo è pochissimo. Palla dentro, occhio a Nandez, poi Bautista si gira, la lascia lì, la perde, ma il recupero è praticamente finito. E la partita finisce qui. Clamorosamente l'Atletico cade in casa della Real Sociedad, una partita dominata nel primo tempo, amministrata male nella ripresa. Il riassunto è che ci siamo fatti rimontare e abbiamo perso 3 punti che ci servivano come il pane. Però attenzione al calendario che ci presenta già i 2 quarti di finale contro il Valencia, che sarà la nostra avversaria, e quindi tra l'altro vediamo subito come è disposto il tutto. Giocheremo in trasferta l'andata, io questo francamente lo preferisco. Tra l'altro questo mi ricorda il quarto di finale di Champions con il nostro Borussia Dortmund nell'anno in cui abbiamo vinto. E adesso, se siete preparati, mi dovete dire qui sopra nelle schede quanto finì quel quarto di finale lì. Vediamo un po'. Detto questo, giocheremo poi contro il Getafe, nuovamente Valencia, nuovamente campionato contro il Real Madrid. Il riassunto di tutto è che, dato che avete già visto l'Athletic Bilbao e poi altre 2 partite che sono state Barcellona e Real Sociedad, io giocherei contro il Valencia, presentandovi dunque il prossimo ospite che ci racconterà i quarti di Coppa del Re, e poi ci saluteremo e ci vedremo prossimamente, non la settimana prossima ma comunque prossimamente inizio settembre, con il nuovo episodio in cui ovviamente ci sarà questa benedetta sfida contro il Real Madrid. Momentaneamente però pensiamo a ripartire, rialziamo la testa e continuiamo a far bene in Coppa, perché c'è il Valencia. Ovviamente non so che cosa aspettarmi dal Valencia in questo momento della stagione, il nostro obiettivo è quello di segnare quantomeno un gol o 2, sarebbe già un bottino molto interessante per il match di ritorno. E allora io passo la palla al nostro telecronista di giornata e andiamo al Mestalla. In Liga Spagnola si sta giocando per conquistare la Coppa più ambita, lo Scudetto di Spagna, in un grande classico, Atletico Madrid contro Real Madrid. Ma oggi siamo qui per commentare i quarti di finale di andata della Coppa del Rey. Atletico Madrid contro Valencia, al Mestalla Stadium, si gioca tutto dopo aver eliminato agli ottavi di finale il Barcellona. Federico Marconi ci crede e vuole andare avanti, vuole conquistare la semifinale che sarebbe importantissima e ancora una volta potrebbe centrare il Real Madrid. Per il Valencia vediamo Neto, Piccini, Benatia, Balbuena, Max, Was, Koke, che addirittura è capitano, Kongolbia, Guedes, Mertens e Thomas Müller. Così invece l'Atletico Madrid, Oblak in porta, Alexander Arnold, Lapshov, Kimpembe, Hernandez, De Jong, Sahul, Pulisic, Griezmann, Insigne e il Cholito Simeone. Questi sono gli 11 scelti da Federico Marconi. Questo è il 4-2-3-1 per conquistare ancora una volta la semifinale della Coppa del Rey. Thomas Müller nello stretto, 1-2, ecco qua, ancora una volta Mertens che scarica per Koke, tutto bello, tutto di prima, Kondogbia va dentro la base, poi Kondogbia ci prova! Ma Oblak spara in calcio d'angolo, bellissima ripartenza del Valencia, ne approfitta con Kondogbia, ma Oblak è attento, vuole provare a salire, De Jong con una finta, serve ancora Saul, compagno di reparto, tra le linee, Griezmann, numero di Griezmann, poi ottima palla per Insigne, Insigne la mette dentro, per un soffio non ci arrivano, ma è stata una giocata strepitosa di Lorenzino Insigne. Attenzione, Mertens e Müller iniziano a dialogare, sempre loro parlano la stessa lingua. Ancora Thomas Müller in possesso del pallone, Guedes la recupera in qualche modo, ancora Kondogbia, un gigante in mezzo al campo, sta facendo vedere di che passa è fatto, Mertens, Kondogbia, ancora il tiro! E con il sinistro questa volta non perdona Kondogbia, con una superazione amministrata alla perfezione dall'attacco, l'hanno toccato un po' tutti, e poi Kondogbia, lasciato colpevolmente solo in area di rigore, con il suo mancino in fila Oblak per l'1-0. Prova subito a distendersi ancora l'Atletico. Simeone in possesso del pallone, dentro per Pulisic, attenzione, Pulisic in area, il tiro Pulisic, ancora Pulisic, decisivo come era stato con il Barcellona agli ottavi di finale, trova subito il gol dell'1-1, la formazione di Federico Marconi non si dà per vinto, e guardate, partono praticamente dal centro del campo, la palla era ancora sul dischetto, sulla lunetta, e subito Pulisic rimette tutto in parità. Attenzione perché l'andata è ancora tutta da costruire. La palla viene letta, attenzione perché adesso c'è una ripartenza, ancora scoperto l'Atletico Madrid, Guedes, Guedes il tiro! E c'è subito 2-1! Ma che partita è, non c'è un momento di pausa!
attenzione, se avete problemi al cuore, spegnete immediatamente il televisore, perché Valencia-Atletico Madrid non è la vostra partita. In due minuti, da una parte e dall'altra, ribaltamenti, lasciato colpevolmente solo Guedes. Il tiro! E Oblak non capisce niente. Ancora Guedes, ma che spettacolo vedere giocare in maniera offensiva questo Valencia. Ancora Guedes che prova ad andare sul fondo. La mette, attenzione! Oblak, sempre Oblak. Koke la stoppa, Koke contro i suoi ex compagni. Ancora Koke in possesso della palla, la tiene. E poi verticalizzazione per Bas, che la può crossare! Alexander Arnold, in calcio d'angolo in qualche modo. Ma che rischio, Marconi dalla panchina non è contento. Koke la mette, il pallone interessante in qualche modo, qualcuno del Valencia la tocca, Oblak la fa sua, prova a verticalizzare subito per far finire questo primo tempo, magari con una speranza. Il Cholito in possesso del pallone, il Cholito infiltrante per Griezmann, la velocità dell'Atletico Madrid, Manetto respinge la palla, non esce neanche in calcio d'angolo. Veramente una partita come poche se ne sono viste fino adesso. Si va negli spogliatoi, fine primo tempo, 2-1 per i padroni di casa, 2-1 per il Valencia. Che grande apertura, ancora per Vas. Vas sull'esterno, prova a metterla. Eccolo lì il pallone. Oblak con i pugni ci arriva sempre, sempre clamorosamente. Poi con Dogbia recupera il pallone. Attenzione, pasticcio dell'Atletico. Oblak! Ancora lui, ma quante mani ha! Quante mani ha Oblak! E ancora con Dogbia, è fortissimo. Guardate che azione incredibile. Thomas Müller dentro per Benedetto, 1-2. Ancora Guedes, Guedes mantiene il possesso del pallone. Guedes l'allarga, attenzione c'è Vas. E poi il tiro, Oblak! Oblak, oggi è Gesù Cristo, le prende tutte lui. E poi Max tiene un pallone impossibile e Insigne riesce a recuperare questo possesso e a dare ossigeno a quelli dell'Atletico, che sicuramente in questo momento non ne avranno più. Un po' come il telecronista, un po' come Toselli in questo momento. Ancora Pulisic, Pulisic ci crede, Pulisic ci prova, suona la carica, ma non ci riesce, perché il Valencia riesce a difendere molto bene. Ma attenzione, perché c'è un nuovo break del Valencia, ai danni dell'Atletico. Bellissima palla, Benedetto in possesso del pallone, appoggia e sbaglia, e poi sbaglia anche l'Atletico, quindi Müller ne approfitta, il tiro! Io non ve lo dico più, dovete dirmelo voi, secondo voi cos'è successo? Che Oblak l'ha messa in calcio d'angolo, insuperabile. Pulisic dentro così per Griezmann, bellissima palla, e poi Griezmann riesce a deludere la guardia degli avversari che è entrata in scivolata. Correa è fresco, la può mettere per Martins! I due nuovi innesti, quelli che entrano dalla panchina e la risolvono. Incredibile, ci ha visto lungo Marconi, un contropiede da favola. Ecco qua Correa che mette dentro il pallone. E ovviamente la difesa del Valencia adesso ad essere in colpa, ad essere in scacco, perché guardate qua come se lo perde! E Jenson Martins può insaccare. Il gol del 2-2. Il Mestalla Stadium in questo momento è ammutolito, congelato. C'è solo una piccola parte che esulta. È la parte dedicata ai tifosi dell'Atletico Madrid. E la difesa dell'Atletico è riuscita a deludere quest'ultimo pericolo. Finisce qua 2-2, ma la parola fine non è stata ancora confermata su questa partita, perché questa è solamente l'andata. Ci sarà un ritorno e spero che sia emozionante almeno la metà di questa partita. Abbiamo visto veramente di tutto. Da Luca Toselli è tutto. Buonanotte. Buonanotte a tutti, anche se so già che non riuscirò a prendere sonno. Adrenalina pura. Un 2-2 fatto di adrenalina pura. You're the magic, I'm the potion. Got me spilling out like an ocean. Don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. Your red lips are so persuasive, girl, it's like you speak.